Paolo, non avrebbe senso un museo su di me. Non ancora, dottore. Sarebbe incauto, oltre che inopportuno, esprimere un giudizio su loro due separandolo da loro uno, non solo per preservare l'integrità dell'opera, ma anche perché la cesura operata per la distribuzione tra le due parti è tanto redditizia economicamente quanto scellerata esteticamente. Un'arbitraria divisione che potrebbe essere accettabile solo se con essa si volesse riprodurre sul grande schermo quella fruizione ischemica con cui Fellini definì la trasformazione dello spettatore negli anni Ottanta di fronte alle opere cinematografiche interrotte dalla pubblicità nei loro passaggi sulle TV commerciali. Anche se affascinante, non crediamo sia però questo il motivo, seppur il riferimento a Fellini non è casuale, poiché in questo suo ottavo lungometraggio Sorrentino sembra instaurare, ancora una volta, un dialogo con il maestro riminese. Se infatti la grande bellezza si può considerare una sorta di dolce vita del nuovo millennio, loro sembra aggiornare il Satiricon ai tempi della Seconda Repubblica. Non solo, perché il suggestivo e potente finale evoca ancora la dolce vita, dal momento che il Cristo marmoreo di cui è protagonista ne è di fatto il contraltare semantico, nonché l'epitaffio del suo celebre incipit. Sei tu, Dio. Al di là dei possibili confronti, però, in loro il regista napoletano conferma l'unicità di uno stile ormai inconfondibile, il cui merito principale è quello di non rimanere mai uguale a se stesso e riuscire anzi ad adattarsi ai testi che di volta in volta informa. Qui ad esempio la scelta di perseguire un'estetica basse e di inserire scene e situazioni kitsch appare frutto di una scelta consapevole, determinata dalla volontà di riprodurre il medesimo modello estetico delle TV berlusconiane. Tuttavia sbaglia chi ritiene loro un film contro Berlusconi, perché Sorrentino non giudica né prende posizioni verso sua emittenza. Si limita a osservarne la crisi con ironia e sarcasmo. Una crisi che riflette la decadenza fisica e morale di un uomo annoiato, sdoppiato e ridotto ormai a una maschera grottesca che, proprio perché ne è stato l'incarnazione, sembra anche quella di una crepuscolare Seconda Repubblica. A fortunate child.